e Margherita Gianna. Oh, buongiorno. Mi dispiace che siete arrivati tardi. Noi adesso abbiamo finito di mangiare. Venivate un poco prima. Grazie tante, sì, Margherita. Ma neppure da poco abbiamo finito. Sì, sì. Siamo andati a mangiare da Peppuna Sico. Oh. Sì, una zuppatella di fagioli. E Don Vincenzo? Viene subito, è andato dal tabaccaio. Ah, oh, evviva Don Vincenzo. Ha mangiato, ha bevuto, mo si fa una fumatella di pippa all'aria fresca. A 24 ore a letto e ci vediamo domani mattina, non tiene difficoltà di finanza, e chi è meglio disso? E sta moglie che a te non ti dice niente, sta moglie. Bella, buona e affezionata. Don Vincenzo è un uomo affortunato, io dico, dopo tutto il mondo non si trova una femmina come a voi. No. E beh, voi mo non mi credite, non mi credite. Io non hai mai voluto sapere di femmina. No, sono l'antipatia mia perché penso che sono l'origine di tutti i guai. Si è tratta buono, se ne approfittano, pigliano il pappaviente e ti trattano come uno schiavo. Si è tratta malamente, si mettono a dispiegare. Insomma, sono essere incomprensibile, senza mettere qualche auto pericolo più serio e tu non sai qualche cosa. Ma se avessi la fortuna di trovare una femmina come Donna Margherita, io me la sposerei a voi più. Hai fatto una bella scoperta. Perché facessi lo sacrificio, una femmina come Donna Margherita, e dite niente, io mi menasso di capo, assegnata, economica. Non è un complimento che vi faccio. Voi siete la ricchezza della casa perché spaccato l'ucentesimo. Ecco qua, va bene così. Sì, si devono sistemare sulla credenza. Prendi una sedia. A qualunque ora vino, puoi capitare all'improvviso, Donna Margherita aggiusta la casa. Si capisce, la casa è la passione mia. Mm-hmm. Mi piace di vedere tutte le cose sistemate. Adesso sto aggiustando questa credenza. Fate con tutta comodità. Noi, se permettete, ci sediamo un poco qua fuori. Sì. Mm-hmm. Aspettiamo che viene Don Vincenzo, che ci dobbiamo parlare di un affare. I padroni. Potete aspettarlo pure qua, se volete. No, signor Margherita, aspettiamo qua fuori, che se sta più fresco prendiamo un poco d'aria. Sì, permettete. Come volete. Permesse. Enrico, piano, ci vuole delicatezza, se no mi fai rompere tutto quello che ci sta là sopra. Non ci pensare, padroni, io le cose le faccio a dovere. Non ti preoccupare. Ecco, questa dove vuoi mettere? Là. Hai fatto una bella pensata a mettere l'acqua colorata dentro a queste bottiglie vuote di rosoli. A me ne fanno una bella figura, no? Erano bottiglie di forma speciale. Sarebbe stato un peccato a perderle. Ma a me la mia faceva lo stesso. A bottiglia finita, se era bella di forma, ci metteva l'acqua colorata e poi la piazzava dentro la cristalliera. Nelico! Dimmi, padrona. Ma di tua moglie si è saputo niente? Lasciala stare, padrona mia, io volessi dare l'anima al diavolo per sapere a dove sta. Io non dovevo permettere che andava a Napoli a fare la cameriera, là ha perduto la mamma. Ma tu capisci, il bisogno c'era. E poi quella era una santa. Non davano passo da qua, lo pedo dello tavolino, se prima non me lo diceva a me. Innocente come una paloma. Pensa, padrone mio, che una volta facevamo ancora l'amore, stavamo andando a mangiare le galline fuori la massari. A un certo punto essimo fa, dice, Nico, guarda là, ci stanno un gallo e un capone, sono tale e quale. Perché uno si chiama gallo e un'altra capone? Vedete che innocenza, vedete, Chi poteva mai credere che mi faceva la riuscita che mi ha fatto? Mamma mia. È la terza volta che se ne scappa, la terza. La prima volta aspettai un anno. L'anima in pace, mi era messa, non ci pensavo proprio più. Ma l'avete tornato un bel giorno a casa piangendo e dicendo che non l'avrebbe fatta più. E la perdonai perché la poveretta era incinta. La poteva lasciare così in mezzo alla strada. Certamente. Ma io mi credevo che dopo la prova d'amore che ci aveva dato avrebbe cambiato di naturalezza. Dopo due mesi quello mi lascia il figlio e se ne scappa un'altra volta. Passo un altro anno e mezzo, me la vede ritornare a casa piangendo come al solito, con lo compare e la comare. Magra che faceva bene. È incinta un'altra volta. La perdona nuovamente, mi incamera il secondo genito. Quello dopo 6 mesi se ne scappa 40 giorni fa un'altra volta.
E tu non hai cercato di sapere dove sta? Eh no, sarebbe una perdita di tempo inutile. Quello è un mese che se n'è andato. Fra 8 mesi la vede tornare. Ti porta un altro figlio e se ne va. Niente. Quanto sei scemo, Nicò. E intanto tu lavori la terra per far crescere i figli che va facendo tua moglie. Che vuoi fare, padrona mia? Quelli non sono estranei. Sempre figli a mia moglie sono. E poi vedi, padrona, io ci voglio bene veramente a quelle due anni producendo, lo so. Tu ma non ci credi, guarda, quelli ci stanno mascolo, che tale e quale a me. Veramente? E come si spiega? Si vede che la poverella mi tradiva, sì signore, ma a me pensava. Sembra la soddisfazione, non ti pare? Si capisce. Come no, eh? Nenico, dimmi, pulisci per terra e lava questi piatti in cucina. Sì, va bene, padrone, ma io me la piglio la soddisfazione, sai? Sto aspettando che torni, il cuore duro faccio. Sì. Avevo voglia di chiagnere, sta fresco. Sì, dai a me. Salute, amici. Salute. Siete venuti a trovare. Agli ordini. Sembra a servirvi, amici. Piacere, è entrato. Ma con Margherita fai stare qua fuori. Dove sta Margherita? No, la signora vostra ce l'ha detto. Io ce l'ho detto. Sì, no, siamo stati noi che abbiamo voluto aspettare qua fuori per pigliare un po' di aria. Sì, si sta più fresca dentro che fuori. Sedete. Accomodate. Bravi gli amici, bravi. Voi permettete, Fate. Permettete, ho cambiato tabacco. In mezzo alla piazzetta Don Michele lo pastai, me l'ha consigliato, dice che questo non brucia la gola, che... Non lo date retta a Don Michele. O questo o quello è sempre un veleno che va mettete in corpo. Io non fumo. Perché il vino che ti beve non è veleno, no? Siamo stati a mangiare da Peppo una secana, si è bevuto più di 2 litri di vino. Perché lo sostengo bene. Se te lo bevevo tu ne faceva capriola. Guarda, com'è? Com'è, com'è? Bella Roma. Ma costa 10 lire di più a pacchetto. State d'accordo per la differenza? All'anima dello spostamento. Si sa che è uno spostamento. Io fumo un pacchetto di tabacco al giorno, sono 10 lire di più. In un mese 10 lire sono 300 lire. Vi dovete regolare, dovete fare qualche cosa per mettere a posto il bilancio. Già ci ho pensato. Io vado a caccia 4 volte alla settimana e sparo 40 colpi alla volta. Da oggi in poi ne sparo 30 e alla fine del mese mi trovo le 300 lire al tabacco, ma oggi non mi aspettavo proprio come va che si andavano. Si tratta di un affare. Pazienza, padre, alza le piedi quando scopo per terra. Aspetta. Alza le piedi, va. Ma come abbiamo finito di mangiare 2 ore fa? Alza le piedi, ma lo decide, Nico. Ma quella la padrona ha voluto essere aggiustata certa roba dentro alla credenza. Ma la padrona è questione che ti sei stonato, il fatto di tua moglie ti ha rimbambito, Nicola. Non ci penso più a mia moglie, ma che stai scherzando, fammelo piacere. Uè, Nico, ma lo servizio te l'ha combinato completo, Vicino a queste cose, nessuno si può fare maestra, hai capito? Ma maestro che c'entra, là fui proprio mancanza tua. Chi se l'avrebbe sposato una donna come quella? La conoscevate quando ci faceva l'amore io, potevate ingannare pure voi. Quella era più ignorante di me, non si era mai mossa da questo paese. Qua ebbi Natale e qua fu cresciuto, che vi credete voi? Non la conoscete voi? Figuratevi che la prima volta che la portai a Napoli, quando mi ha detto un mare, dice, Nico, sta tutto bagnato l'andere, chi ha infuso l'andere? Non conoscevo l'umano. Mai visto. Ma era proprio innocente. Una paloma era. Perciò se ne è volato 3 volte, capito? 3 volte. Dunque. No. Poco. Chi è sta? Nessuno, il merlo è stato lo merlo. A quest'ora passa sempre lo merlo. Stiamo già accorti? Lasciatelo stare. Lascia la morta, fate voi, avete finito questo scherzo. Padre, sta bene come piglia in giro che sta malevole. Che lascia matti allora. Cos'è malzo? Che se mi piglia la saggia, che la faccio le mani.
cazzo. La talla col credito. Vogliamo finire, che ci sa quale volta finisce male questa scherza. È sempre scherzo. Va bene, poi ti voglio bene. Hanno scherzato, perché fai così? A tuo padre è stato coloro dentro a questa terra, tu sei nato qua, io ti voglio bene come una persona di famiglia. Allora, non piangere, siete, se fa dopo la pulizia, eh? La placa, come ti dice? Ma che la placa, stai zitto, avanti, basta, finisce. Non scherzate più. Certe volte mi fa bene, quello è un povero disgraziato. Voi mi dovevate parlare di questa tratta? Sì, ecco. Voi conoscete il commendatore Palmiera? Palmiera? Come? Ci fu lo scandalo il mese scorso, no? Che saccio? Oh, figlio, una ballarina, se ne scappa. Ah, sì, il figlio si sparai. Sì, quello era il giocatore. Sì, esatto. Ecco proprio, ecco l'essenziale, che il commendatore, dopo la morte del figlio, si sta vendendo tutta la proprietà, terreno, massario, tutto, e se ne vuole andare all'estero, perché in Italia non ci vuole stare più. A ieri Pascalotto e Sorrentino dicette vicino a noi di proporci un affare. Ricetta così, Gedarì, se hai del denaro liquido, questo è il momento che puoi guadagnare belli soldi. Ovvero, che cosa si tratta? Il commendatore si vende anche il deposito dell'olio, che sono 5 cisterne. Tu il locale la conosci, vero? E come non lo conosci? Sai per quanto se lo venda? Per 700.000 lire. Un locale così importante che vale più di 2 milioni. E come si spiega? Facevi. C'è la causa del fratello. C'è la causa. Ma stai per parlare io, no? E vabbè, ma. Che c'entra sta causa che non è una causa quella? Non è causa. No! Che il commendatore tiene una causa, ma con il fratello suo, capisce? Che dice che quella proprietà spetta a lui. Ora, siccome il commendatore si è venduto tutta la proprietà, è rimasto solamente questo deposito, che non se lo può vendere se prima il tribunale non decide a chi spetta. Ma lui non vuole aspettare questa sentenza. No, lui se la vuole andare all'estero. E ha fatto una pensata di trovare a uno che ci dà 700.000 lire ed entra in possesso del locale quando lui ha vinto la causa. E se la perde? No, la vince la causa, sì. Perché lo Surrandino ha parlato con l'avvocato, sì. Capito? La causa la vince certamente. Va bene, ma mettiamo che la perde. Io penso sempre il male per trovarmi il bene. Va bene, ma che c'entra? Quel perciò ne vuole 700.000 lire. Se gioca la carta, capi? Se gioca la carta. Beh, ma io che c'entra io? Ecco, siccome questo denaro noi non l'abbiamo, le mettete voi e a noi che abbiamo proposto l'affare ci fate un piccolo compenso, una piccola mediazione. La mediazione? No, ho capito. No. E voi mi conoscete in paese, no, mi dispiace, no. Gli affari non ne ho mai voluto fare, per carità. Gli affari sono un'incognita. Mio padre per gli affari morì con la malattia del cuore, per carità. Infarto. È morto con l'infarto. Uno si va creando in bici, preoccupazioni, pensieri, ma perché? Perché? Per ingrandire la posizione finanziaria. Chi non risica non rosica. Ma chi ti ha detto che la voglio rosicare? Io voglio stare con la pace a me. Io la linea le ho tirate, quello che tengo non mi so vecchio, ma mi basta. No, io debba essere felice. Voglio stare contento, sai quello che ho passato fino a poco tempo fa. Appunto perché mio padre teneva le mani degli affari. Se non avessi tenuto queste mani, ma io tenessi 10 volte quello che tengo. Quando morì buon'anima, mi lasciò la casa di proprietà. La massarica, voi la conoscete, è una somma in contanto sopra la banca, una somma, vedete far sapere i fatti miei? Una somma discreta, insomma, se fosse stato un altro, mi dice, mi fosse messo in commercio a fare affari, ma sì, mo tenesse capo d'ombrello. No, invece io mi sono fatto tutti i conti, la casa la tengo gratis, io non pago la casa, non tengo la preoccupazione del padrone di casa. A Massaria, io l'ho ceduto a Nicola e quando facemmo il contratto là sta Nicola, ve lo può dire,
Mi disse, padrò, sai, col raccolto non si può fare affidamento, sai, c'è l'annata buona, c'è l'annata triste, tu capisci? Io ti posso dare 3.000 lire al giorno. No, godi, sì, quale annata sono sempre triste. Lascia perdere. Dammene 1.500, ma sicuro. Il destino ce lo facciamo con le nostre stesse mani. Io mi accontento da poco e sono felice. No, no. Voi, mamma, siete venuti a proporre questo affare. Vabbè, facciamo per esempio che io accettassi... Beh, io accetto. Oh, allora che parliamo? Ma si discute, parlo. Io sono stato sempre contrario agli affari, questa volta si presenta bene. Ma trovate pazzi, io accetto questa. Ci vogliono 700.000 lire. Dunque si cacciano le 700.000 lire e facciamo che si perdono le 700.000 lire. No, facciamo un'ipotesi, e come? Può succedere. Si perde la causa, si sprofonda il deposito, un terremoto, tutto può succedere. Ma tutto può succedere, mettiamo una probabilità. Si perdono le 700.000 lire, cosa impossibile perché io non caccio una lira, nemmeno se mi darate un colpo di rivoltella alla nuca, qua, lo vedete, neanche se mi ha ammazzato. Vi dico questo per farvi capire le conseguenze. Per conseguenza finirebbe questa bella amicizia che esiste fra me e voi, perché noi stiamo così bene, ci vogliamo così bene, siamo fraternamente insieme. Una sera sì e una sera no. Ci vediamo all'osteria, ci beviamo un bicchiere di vino, un quartino, una sera sì e una sera no, che tutte le sere non lo posso fare. Cioè. No, non si può fare tutte le sere. Stiamo allegramente. No, lasciate stare, non parliamo d'affari. No, ma perché io tremo? Quando sento parlare d'affari tremo, no, per carità, io voglio stare per i fatti miei. Voi non mi avete detto, se no ci guastiamo. Non mi avete detto niente, vabbè. Siete venuti per farmi una visita, come venite spesso. Voi adesso siete entrati, fino adesso non abbiamo parlato. Come? Non abbiamo detto niente, per carità. Adesso siete entrati. Ui, Gennarino, come stai? Mi sei venuto a trovare, siediti, che piacere di vederti. È venuto pure Edoardo, bravo. Sei venuto pure tu. Molto bene, mi sono venuto a trovare gli amici, bravo. Ho cambiato tabacco. Cambiato tabacco. Pastai che sta sulla piazza, me l'ha consigliato, dice che non brucia la gola. Ci sono affari da fare? No. Dovete rispondere no. Se mi volete bene, dovete rispondere no. Siamo stimati, se siete amici. Ci sono affari da fare? No. E l'amicizia continua attraverso i secoli. Voi mi siete venuti a trovare, bevete un bicchierino di rosoli, che io offro sempre agli amici. Grazie a Sara, amici, non mi incomodate. Noi proprio adesso abbiamo finito di mangiare. Bravo, bravo, hai finito di mangiare, bravo. E allora? Un bicchierino di anisette. Ma lasciando stare, non mi incomodare. Questo ti fa digerire. Ultimamente quando sono andato a Napoli l'ho comprato da Gaflisce, è roba buona questa. Gaflisce. Prende, bevete. Non parliamo d'affare. Bevete. Piano. Avessi a spostare il bilancio di famiglia. Far caricatura, che io ti capisco, il bilancio di famiglia non lo sposto. Io ho calcolato che posso offrire i rosoli agli amici 4 volte alla settimana. Se venite domani non lo potete avere perché non è giornata d'offerta. Mi dispiace. Voi fate caricatura, ridete. Ma voi sapete che io metto da parte 2.000 lire al giorno per la malattia, per me e per mia moglie, un capitale di 700.000 lire all'anno e io metto via sempre. Se è finito l'anno noi siamo stati bene di salute, quelle 700.000 lire facciamo una comodità per la tenuta, qualche vestito in più, ci facciamo un viaggetto, una comodità, una sfizia. Ma io tengo sempre il capitale anticipato versato di 700.000 lire e metto sempre via la 2.000 lire al giorno, per chissà. Per carità, se deve stare tranquillo. Fate bene, Don Vincenzo. Sì, ma questo quant'anno vuole campare? Quando lo pasantone? Bevi, tu sei bevitore, bevi. Già bevi, non vi che stai acqua fresca. Stai scherzando, cazzo, c'hai la bocca bruciata dal vino che ti beve. Quello è forte che è così spiritoso. Lo spiritoso si arreda voi, provate. Ma che provate, ma io non conosco la roba che tengo in casa io. È acqua.
E come va? Lo volete sapere da noi come va? Sì. È stata la padrona che ci ha messo l'acqua dentro, se no ha detto che parevano brutte le bottiglie vuote. Come, tu lo sapevo, l'hai visto, stai là fuori, vedi che io l'ho offerta all'amici, non dice niente, fai fare questa figura. Sto nervoso. Ha capito? Non l'ho voluto dire, sto nervoso. Statevi bene. Guarda quel trattano, guarda, sta nervoso, scusate da. Magari! Ma come? Metti l'acqua dentro alle bottiglie del Resoli, io non ne sapevo niente, l'ho offerta agli amici, ma fai fare questa figura. Io te lo volevo dire, ma mi sono proprio scordata. Abbiate pazienza, è stata una dimenticanza. Ma niente, mi pare, niente. Ma un'altra volta quando fai una cosa di questo genere, dimmelo prima. Sì. Se ho capitato loro, va bene, se erano signori facevano una bella figura. Invece, ma ci avessero trovato in dashboard dove saponare. Come sarebbe? No, io dico che voi siete persone di confidenza, di famiglia, se erano gente estranea, gente d'associazione, ma una mezza bottiglia d'anni sette c'era, non ci posso offrire niente. Ci sta, ci sta, l'ho messa là dentro, se no Nicola se la beve. Quello lo nasconde, per via di Nicola, scusate tanto, abbiate pazienza. Deve essere una bottiglia bianca. Che sta sotto la inizio. Sì. Ma non vi incomodate, vicino, lasciate stare. Adesso la facciamo sotto. Eccola qua, Scusate tanto, scusate. Togliamo questo. No, no, quella è benzina. È benzina? Ma perché hai parlato, se non se ne accorgevano? Non se ne accorgevano, ma che abbiamo, lo palato di stagno, no? Io scherzo, no, perché è benzina raffinata, quella profumata, guarda, sì. È buona. Ma dove sta sta bottiglia? Qua dove? Penso che la cerco io. Scusate, lasciate stare. Lasciate stare tanto, noi ce ne andiamo. Vabbè, se ne parla un'altra volta, va. Ma chi spiace? Non ci dobbiamo vedere più. Chi mi sente non arriva, eccola qua. No, questo è patrone. Non provi mai niente. Non provi niente, lo metto là dietro nascosto. Ecco, si è trovato la bottiglia. Se ne parla un'altra volta. Tenetevelo conservato. Torniamo. Scusate. Scusa, se ne arriva, va così. Ho fatto una bella figura. Sì, che ti importa? Può darsi che non ci vengono più. Certamente non ci verranno più, si saranno arrabbiati. E addirittura, alla fine avranno capito che è stato uno sbaglio. No, io non dico per il fatto del Rosoli, ma per la risposta che hanno avuto da me. Che risposta? Sono venuto a proporre un affare. Si trattava di cacciare 700.000 lire, io mi sono rifiutato. Non dar retta. Quello che ti posso consigliare è di non cedere mai a queste proposte. No, puoi essere sicuro, magari. Per carità. Con me fanno palla corta. Magari. Ma noi siamo felici veramente, Si capisce. Io dico che per tutto il mondo non ci può essere un uomo più felice di me. E sono anche fortunato perché ho trovato una moglie che la pensa come me, lo stesso carattere. Non c'è che dire, sei completo. Femmina di casa, assegnata, economica, senza vizi, e sei anche bella, Margherita. Sei anche bella, Questa casa è diventata un paradiso. Il sole ci arriva perché ci stai tu. Sei poeta stasera. Non sono poeta, Margherita. Sono felice, questa è la verità. Sono felice. Lasciami stare, su, devo stirare. Questi panni stanno qui da tre giorni. Devo stirare? Sì, devo stirare. Vabbè. Me ne vado là fuori, Fumo un po' di tabacco. E poi ce l'andiamo a me. Guarda chi si vede, chi arriva. Lo compare va con Mar, Giorgio e Consigli, quello sono stato a Napoli stamattina. Compa, come stiamo elegante? Si fa quel che si può. Eccoci qua, compa. Entrate. Quando siete arrivati?
arrivati. Ma proprio. Ma siamo stanchi, di che maniera? Siamo arrivati 6 stamattina a Napoli e infine a mo non ci siamo riposati neanche un momento. Ho detto facciamo una tirata, va? Passiamo prima per Don Vincenzo, la portiamo alla sfogliatella, poi ci tiriamo e ci corichiamo. Che hai portato? Che hai portato? Sfogliatella, che se la pintava, senti, sono ancora caldo. Sapendo che andavano a Napoli, ci ho detto di portarmela. Sempre fastidio da occupare, sempre fastidio. Niente te pare, va. Entra, compare, entra, è casato. Entra, consigliere, entra, entra. Sta più fresca dentro che a fuori. Proprio, proprio. Siete, siete con sì, ci riposiamo un pochettino, va? Mamma mia. Margherita, a me mi sento la capa stunata. Per Napoli non si può camminare. Ma io dico, da dove escono tanti cristiani? Quando a tram, quando i fotomobili, e poi non stunano niente. Tu vai per camminare per una parte, niente. A sinistra, a sinistra. No, io non sapevo che era, quello l'avevano proprio con me. No, guardi, si è messa a strillare e mi ha detto, lei piedona, a sinistra. L'avessi avuto con me, va bene, ma vicino a mia moglie piedona. Quello c'è un piedino tantino, poi li strisce, li catena, sembra un animale feroce, belva, belva vicino, belva. Ah, forse hai sentito male, piedone. No, 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 ha detto proprio piedone. Poi Margherita mia, che scandalo. Tu vedi camminare le femmine nude con le veste azzeccate addosso che si vede tutto cose. Così pazzo, talmente strette fasciate che ci sembrava un pellicolo. Tutto pitturato. No, 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 io per me dico che la donna onesta non si deve pittare. E sentite, se a Napoli vanno di questo passo, sì, stanno fresco, stanno. Ma no, che c'entra? E quello poi a Napoli come fosse una moda, si pittano tutte quante. No, 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 la vera signora no. Per esempio noi a Napoli siamo stati a mangiare alla casa dello Marchese Pigli. Quello è una casa nobile, no? Quello c'ha le figlie signorine, le sorelle. A tavoli c'erano tante signore. E beh, in faccia non ci avevano né mancano poco di polvere di cipria. Ma già, quello poi è una famiglia nobile, vero? Ma che lo dici a fare? Come se non si sapesse, sì. Non hai inteso come ti ha detto quando ce ne siamo andati? Dice, vicino, siete, siete. Dice, tu sei stata la balia di mio figlio e sempre che venite a Napoli le porte della mia casa sono aperte per voi. Tienono cuore tanto, vicino, Ma io però l'ho fatta restare con la bocca aperta. Ci ho portato 50 uova e un panino, 2 muscarelle che potevo andare davanti a loro. E per forza ci ha voluto far rimanere a mangiare con loro. Mi a tavola mai fatto fare quella figura? Io sapevo questo. Poi stavo mezza stunata, mezza tanta signora, mi metteva vergogna pure in mamma. Perché? Che ha fatto? Che ha fatto? No, veramente, ci sarebbe capitato chiunque. Ah. Ecco. Guarda, dopo aver mangiato un sacco di un guaccio, che ti dico la verità, mi hanno fatto voltare lo stomaco. Che? Mangiare da cattiva? No, cattiva, no, no, ma te lo devo dire. Noi siamo abituati di un'altra maniera. Per esempio, è uscito il pesce, una spigola di questa maniera che odorava di freschezza. Io mi sono preso una bella mollica, sai, senza nemmeno una spina, e ho pensato, io qua mi consolo, Dio mio. Né, quella passo un cameriere, a occhio, sai, senza farsene accorgere, vince, come un ladro. Ha preso una cucciaia di roba gialla e chiacchia e me l'ha buttata sopra. L'avrei uccisa quella carogna, chi se l'è mangiata più? Come me l'ha messa davanti, così se l'ha portata via un'altra volta. Capisci, vince, quella roba gialla, molla molla, con mia moglie che ha fatto la balia per tanti anni, mi ha fatto impressione, mi ha fatto talmente voltare lo stomaco. Il marchese se ne è accorto però, sa, e dice, Giorgio, ma perché tu non mangi? Non tengo appetito. Quando siamo arrivati alla frutta, il cameriere ha messo davanti a tutto quanto una ciotola di vetro con l'acqua dentro e una fetta di limone. Ne dico io, è vero, tu vuoi aspettare per vedere gli altri che cosa fanno? No, mia moglie ha preso la fetta di limone e se l'è mangiata. Ma io sapevo questo, e poca gente l'hai mangiata pure tu. E si capisce, ho visto a te, ma pensavo che tu lo sapevi, no? Ci ho messo un po' di sale e un po' di pepe, l'ho mangiata pure io. Ne, indovini quella roba perché serviva. Oh, Don Bolo, lo vuoi imparare a me? Io sono stato a Napoli, andando a casa ricco, ho mangiato, come no?
Quella è l'acqua col limone dentro. Acqua calda col limone. Con mezzo limone. Mezzo limone. E quello serve per pulizia. Ah. Sì, quella c'è all'ultimo però. All'ultimo di tutto. E per non dare fastidio in casa, quando è all'ultimo ognuno si pulisce la forchetta su. Non signore, quanto mai? Con l'acqua e il limone se l'hanno lì in mano. A tavola. A tavola. A tavola, figurati, quando ho visto che tutto quanto se lavavano lì in mano, un altro poco moriva. Ma sono fatto di 100 colori, tutti quanti ridevano. E insomma, allora ho preso fiato quando mi sono messo dentro il tram per tornare al paese. Ah, verità, proprio non ce la facevo più. Anzi, così. Così andiamo via, sì. Va. Sì, perché prima di tutto mi sento stanca veramente. E poi mi voglio fare due maccaroni, aglio e voglio che tengano la fame che me la vedo con l'occhio. Io sono rimasto digiuno là sopra. Io in coppia c'ho una fetta di limone e acqua calda. E purina. Io l'ho bevuto, vince l'acqua calda. Me l'ho bevuto, ho fatto prima di tutto. Andiamo così, va? Non c'è, andiamo, ciao. Andiamo. Buono con te. Ciao, ciao, Maria. Andate buono. Ci vediamo domani. Arrivederci, arrivederci. Grazie per le sfogliatelle. Carità, state buone, vicino. Buonasera. Lo marchese sarà una bella casa, sarà nobile come vuoi tu, ma il maccarino che mi vado a mangiare io, lui non mi vede nemmeno piccato. Facciami spaghetti, vado in appetito. Adesso mi sazio. Facciami spaghetti. Andiamo. Buonasera. Se vuoi favorire ne faccio due di più. Buonasera. Non c'è andare più a Napoli. Niente uscire. Stato al paese tuo. Ma che bei tipi. Gente che non sa vivere. Io per esempio una figura di questo genere non la faccio. E perché? Perché io mi sto a casa a me. Vuoi a mangiare a casa di uno che non conosci e sai quello che ti può succedere. E se in quella casa per esempio ci pratica un ladro, un assassino, tu senza volerlo ci devi fare amicizia, ci fai conoscenza. Dopo qualche tempo la verità viene sempre a galla, l'arrestano, si fa la causa, cominciano a interrogare tutto quello che l'avevano conosciuto. E qua dopo sai, il tribunale col presidente. Tu conosci questo qua? Dice, no, io non lo conosco. Ah, non dirò bugie, qua sta tutto segnato perché quello scrivono qualunque cosa. Tu quel giorno l'hai conosciuto sopra a quella casa al pranzo. Ah sì, ma io l'ho conosciuto così. Allora lo conosco, ma non lo conosco, diciamo che è una conoscenza. Lo conosco o non lo conosco? Lo conosco, hanno dato imbroglio in galera. Capito? E c'è capito così, senza volerlo. Quante volte si sente dire, e questo succede continuatamente, è andato tizio sotto all'automobile, sotto al tram. Ma come è successo? Così, mentre attraversava la strada, andava a casa di un amico suo, andava da un amico. Oh, che disgrazia, povero uomo, ma quale disgrazia! Se non usciva di casa sua, non andava sotto al tram. Va bene, ma se questo amico ti manda a chiamare, tu non ci vai. E resti a casa. Dopo un poco ti cade dal soffitto una bella tegola e ti va sulla testa. È disgrazia. Se andavi a casa dell'amico, la tegola in testa non ti andava. Ma vado sotto al tram. Ma ti va la tegola in testa. Ma vada sotto al tram! Ma ti va la tegola in testa! E va bene, voglio parlare con te. Ma no, io non è che ti do torto, si capisce. Uno evita i guai finché può, ma tante volte gli cadono sulle spalle quando meno se l'aspetta. Ma fammi il piacere, ma si può negare che noi siamo felici, che io sono un uomo felice. Perché? Perché mi sto tranquillo? Tu stai stirando, io sto qua fuori, piglio un poco d'aria, non mi comprometto, sto tranquillo. Ce ne andiamo a letto più tardi. Aspetta, aspetta. Qua può darsi che mi cade qualche cosa in testa da sopra. Aspetta. Vedi l'uomo che apre vede. Ehi! Lo metto qua,
Ehi! Sotto all'arco. Capisci? Questo è il mur maestro, anche se viene il terremoto, il mur maestro rimane in piedi. Questo è l'uomo che ha previsto. Carami! A noi non ci può succedere niente perché io ho previsto tutto. Sono stato prudente nella vita. Margherita, io voglio essere felice, vuoi essere sicuro. Ma che? Perché io mi faccio fatta lì? Margherita, dove sta? Margherita? Scusate, però. Per carità, non gridate. Io sono un galantuomo. Sono napoletano, sto qua da 15 giorni. Sono venuto per la vendemmia. Mio padre non ha potuto venire perché sta poco bene. Oggi io me ne stavo per i fatti miei. Mi vedo presentare uno che 6 mesi fa mi ha prestato la somma. Insomma, io non ce l'ho potuto restituire. Una parola dirà l'altra, sapete com'è? Ci siamo afferrati. A un certo punto lui ha tirato fuori la rivoltella. Io gliel'ho levata dalle mani e l'ho sparato. È morto. E che ne so, io me ne sono scappato. Voi mi dovete salvare. Le guardie mi cercano. Stanno visitando tutte le case qua attorno. La guardia? Mi importa, sì, non mi importa per me se mi arrestano, ma per mia madre, povera donna. Voglio avere almeno il tempo per rassicurarla, per darle notizie. Io sono a Carogna. Io l'ho fatto invecchiare prima del tempo. Per carità, nascondetemi. Nascondetemi in qualche posto. Nascondetemi? I guardie. Stanno venendo i guardie. La guardia? Ma come ti viene in mente di venire in casa mia? Voi? Hai capito, Battini? Io sono un pacifico cittadino e mi faccio i fatti miei. Battini, che se mi domandano, gli dico che non ti ho visto perché non mi piace di fare male a nessuno, ma se ti trovano qua io ti consegno direttamente nelle mani della polizia. Esci, Battini, va! Esci! Nascondimi, se no faccio 31. Ecco. Aspetta, se ti trovano qua passo un guardo. Stai prima, levami, mettilo là sotto. Mettetelo là. Se l'avessi vestissimo. Don Vincenzo Bella, vi saluto, Don Vincenzo. Che è sta visita? Niente, avete visto un giovanotto vestito di alcuno padre? No. Perché l'ho fatto? Ha tirato un colpo e ricoltello a uno e poi se ne è scappato. Ma l'aria solo ci sta facendo girare tutto il paese. Ma in qualche caso nel vicinato si è nascosto. Ma se io trovo fa mare nissa e chi l'ha rata male. Gesù, fanno una carità pelosa per un assassino, ma di noi nessuno ne ha pietà. Voi non l'avete visto? L'avete visto? No, io, voi lo sapete, io a me mi piace di stare tranquillo. Siamoci in pace con lì, Don Vincenzo ci pensava 100.000 volte di essersi in urto con noi. Bravo! Niente, donna Margherita, cerchiamo un assassino che va scappando. L'ho cercato qua. Ma come? Sto stirando, mi metti la coperta. Buonasera, Margherita, no, Margherita, mannate in galera. Margherita, mannate in galera. Se ne sono andato. Sì. Ma che sta? Che? Ecco qua, non ti pigliare colla di una cosa da niente, ma te lo così lo bottone, va? Ecco fatto, vedi? Ecco. Come l'ho cucito col cotone bianco. E che vuoi da me? Questo ho trovato. Ma quello non ci pare, dopo lo tungiamo con un po' di inchiostro. Che vuoi fare? Ci vuole pazienza. Ma ti sembra una cosa regolare, queste sono cose che le deve fare la moglie. Sono 3 giorni che se ne è caduto questo bottone.
ogni sera prima di andare a letto ce lo dico, l'indomani mattina lo trovo sempre mancante. Stamattina mi sono arrabbiata, dico, ma insomma vuoi fare la grazia, ma lo vuoi cucire questo bottone? Non l'avessi mai detto. Ha fatto rivoltare la casa, tu stavi presente. Come no? Come? Sai com'è, una parola tira l'altra, ha voltato le spalle e se n'è andata. Sì, ma stai senza pensiero un altro po' che la vedi tornare. Sì, quello sarà andato dal compare, pure l'altro giorno fece la stessa cosa, ti assicuro Nicola mio, che io non la riconosco più. È un po' di tempo a questa parte, non lo puoi dire una parola che si arrabbia, non lo puoi fare una cerimonia, una tenerezza, che si mette a gridare, non è il momento, non è il momento, perché significa allora non viene mai il momento. Giusto, giusto. E poi non è stata sempre lei che ha fatto questi servizi. Come no? Lei stessa la sera quando io mettevo i panni che mi spogliavo, lei faceva la visita a vedere se ci mancava un bottone, se ci voleva un rammenta, un punto. Invece io la mattina come lascio i panni, così li trovo, tale e quale. E poi pure la casa ne go. Non la tiene più come la teneva una volta. No, no. Guarda, tutto in disordine, non trovo niente a posto, un mangiare, una cosa mia fa schifo. La carne bruciata, hai visto? Maccheroni scotti, il brodo salato, che è acqua da mare. Non sono io, ma sono dimagrito. Hai ragione, hai sono dimagrito. Hai ragione, che te devo dire, ecco fatto. Dove siamo arrivati? Ecco fatto, beh. E che hai fatto? Ecco fatto, che hai fatto? Guarda qua. Hai fatto la trippa, hai fatto. Ma queste sono cose che la deve fare la donna, se capisci. Ma tu che vuoi da me, caro padrone, che ti devo dire? State accorta, eh? Quella mia moglie così cominciò. Mamma mancava lo bottone, mi trovava la giacchetta scucita. E dicevo, poverella, se sarà scordata, non l'ha fatta apposta. Un bel giorno trovai il pantalone sfondato. Io ce lo dicevo e quella infame non mi dava retta. Naturalmente giorno per giorno lo buco si allargava. Ebbe l'abilità di farmi stare 2 mesi col pantalone sfondato e poi se ne scappò. Che c'entra mia moglie è un'altra cosa, vuoi fare certi paragoni, che significa? Non ti permette di fare certi paragoni, sanno? La questione che sa poco bene, quella non si sente bene, sta nervosa, è esaurimento si dice, è esaurimento. Ah, così si dice? Anzi, se io vedo che non lo passa, se vedo che la peggiore, io la porto a Napoli, Nicola, la faccio visitare da un medico buono. Ma don Riccardo non se ne va più a Napoli, se è stabilito qua? Chi, don Riccardo? Quello che 2 mesi fa sparare il colpo di rivoltella e poi si viene a nascondere qua in casa tua. Beh, che c'entra don Riccardo? Noi stiamo parlando di mia moglie. Ah già, no, mi è passato così per la mente, don Riccardo, l'ho detto. Hai pensato così, don Riccardo, che è venuto questo nome? Sì. Beh, se dici da una cosa passiamo all'altra. Quando si vuole cambiare discorso, si dice da una cosa passiamo all'altra, se no si imbrogliano i discorsi non si capisce più niente. Non l'ho detto, grazie. Non è che si è stabilito qua. Da quella sera che io evitai di farlo arrestare, capisci? Come fosse mi è rimasta amico, mi è rimasta riconoscente, tiene le proprietà qua e mi viene a trovare spesso. Ma quella tua moglie ti vuole bene poi. Beh, che c'entra mia moglie? Stiamo parlando di don Riccardo. E così mi è passato per la mente tua moglie, l'ho detto, no? Da una cosa passiamo all'altra. Ah, già. Dovevo dire da una cosa passiamo all'altra. Non l'hai detto. Ah, papà, pazienza. Ma come mai? Non è andata carcerata poi? No, che carcerata. La causa andò bene per lui. Sì, perché prima di tutto quello che fu ferito, e quello guarì in 3-4 giorni, una sciocchezza da niente. Una palla di striscia fu, capisci? Una ferita di striscia. E poi c'erano i testimoni, perché don Riccardo sparò se il signore, capisci? Ma come sparò? Sparò con la legittima difesa. Ah, non con la rivoltella. Quando sei cretino, che c'entra? Io perdo il tempo a parlare con te. Sparò con la legittima difesa. Lui non stava armato, capisci, Nico? Non stava armato, la rivoltella ce l'aveva quell'altro, lui fu svelto, l'ha disarmato e ha sparato. Ah, mo' hai capito, va. Oh, bravo.
Tu dici... Vicenza, Vicenza. E quando mai avete fatto questa? Sembrate sposo novella. Tua moglie sta qua fuori, va. Fate pace, non fate ridere la gente. Su. Ecco, io non ho aperto bocca, non ho fatto niente di male. Va bene, quello che è stato, finitela. Non mi pare una cosa regolare. Ma naturale. Non ci penso io. Ti pare che io voglio stare tranquillo, voglio stare con la pace a me. Giusto, giusto, come la Margarita. Menamo, entra. Mia Margarita, queste cose cammina. Mo, siete marito e moglie, vi volete tanto bene. Oh, con maso. Magari. Margherita, ma che ti ho fatto di male? Fa un po' di tempo a questa parte che qualunque piccola cosa sembra un'esagerazione. Voleva essere cucito un bottone, questo è tutto, non l'hai fatto sempre tu. Beh, è stato uno sbaglio, ha capito malamente. Ha capito malamente, ma mi sono spiegato io male, che c'entra? Non l'ha cucito Nicola, guarda che ha combinato. Margherita, guarda che ha combinato. Magari. Senta, magari, vieni. Magari, avete visto? Sta nervoso. È sta nervoso, quello mi lascia assieme a me, ma allora. Prendilo con le buone, va, con si accompagnalo. No, prendilo con le buone. Bravo, bravo, ma io voglio stare tranquillo con Marani. C'è da tu, vai dentro, va. Margherita, ma che ti senti? Che dici? Margherita. Che troppo. Sta poco bello, esaurimento. Esaurimento. Margherita. Se non ti sente bene, io ti porto a Napoli, andiamo dal medico. Margherita. Quello sta piangendo, guarda un po'. Vieni con me, Margherita. Mannaccia bubba, mannaccia. No, come che è sta storia? Quando mai hanno fatto questo? Che t'ha già riso il gioco, la cosa non fa nisce buona. Ho paura che hai ragione tu. Io e mia moglie questo abbiamo detto. E questo lo dice tutto il paese. Una voce. Dove si accosta? E tu pure dici lo stesso. Su Nico, su. Di che cosa? Quello che dice la gente. E che dice la gente? E che ne so? E lo vuoi sapere da me? No. E allora che vuoi? L'intero, che ti devo dire? Sono stato a casa tua, non t'ho trovato. Ma siamo a vostra disposizione, eh? Un quarto volo 3-7. Ma che 3-7? Qua vi sono queste complicazioni. All'anima della novità. Noi sappiamo tutto. Ma non poco si è appurata. Se già non si è appurata. E che cosa? È quello che dice la gente. Beh, che dice la gente? Quello che dite voi. No. Ma quello che hai detto tu? Io, quello che ha detto una cosa. Io, ma chi ha aperto la bocca? Ma che stai scherzando? Che vuoi da me? Ma da me, io non ho proprio detto niente. Noi gioia, Moncino. Hanno fatto pace? Sì, ma che pace, hanno dato 5 minuti, sappici che è nata a volta. Cose che non si crede. Basta, la sera sta zitta a me. Sanno tutto cosa. Ce l'ha detto un marito vostro. Ma no, go. A chi te lo fa fare? Insomma, vuoi fare comprare stato, vigilia. Ah, già, ma come la fai pesante? Quella è la verità. Oh, l'ha visto proprio di là da sera, Margherita. Zemmo con Don Riccardo, dalla Massari che parlava una ziccata ziccata. E puri. Ah, l'avete detto finalmente. È stata una poca zitta. Senza dai fatti no. Non mi pare vero quando dovete parlare male di una persona. Questo che fate insieme? Io pure l'ho visto con le mani in mano. Ma non si dice! Sono passato. State poco bene. Non la volo per sempre. No, siamo venuti a prendere la giova a fare il 3-7. Sì, ma non posso venire, c'ho da fare. Dai, il muratore a casa mi stanno accomodando il forno. Sì. E per accompagnare la comare, quella abbiamo rimasti solo. Andiamo con sì. Sì, allora veniamo pure noi. Sì, siamo venuti a prendere un 3-7, me lo faccio volentieri. Sì. Un'altra mezz'oretta, così. Sì, va bene. Per voi qualunque cosa. La giuria avrà scartellato. Adesso ci vediamo con sento un corrino. Che state, Gennari? Andiamo, prudenza. Io capisco quello che vi sentite in corpo, ma ci vuole prudenza. Io ho mangiato niente. Che ti dice, compa? Sto digiuno. Lo so, tu dici, ma lo so. Perché? Ma che ti posso dire? Che ti posso cosa, dire? Compa? Andiamo, con Cienzi. E tu? Compa, da che? In un momento. Thank you.
Io me l'ho detto, quelli tanto che devono fare, tanto che devono dirti, devono far capire tutte cose. Già lo sapevo tutto il paese. Che cosa? Quello che hanno detto loro. E che hanno detto loro? Quello che dice tutto il paese. Ne può parlare chiaro, ma che dice lo paese? Aspetta, padre. Beh? Padrone, noi stiamo da tanti anni insieme in questa casa, ci siamo cresciuti e non posso permettere che continui questa storia. Tu vuoi sapere perché tua moglie ha fatto questo cambiamento tutto insieme? Sì, madre mia, moglie si tratta. Sì, signore, si tratta proprio di tua moglie. Per un bel. Senti, compa. Aspetta che parlano molto. Togliti, devo parlare, tu. Togliti quando vengo io a togliere. Compa, se permetti ti devo parlare. Sono tornata proprio di proposito. Vado, io sono il tuo compare, non mi posso stare zitto, la cosa è grave. Aspetta. È meglio che l'appuro da me anziché da uno qualunque. Compa, qualunque cosa grave, adesso non è il momento. Ne parliamo dopo, ci sta una cosa. Dici che mi devo parlare di mia moglie. Sì, la devo dire quella cosa là. Ah, ma insomma a forza ce lo vuoi dire, sì, a forza la deve aprire un nuovo colpo a sto povero uomo, sì. Insomma, una cosa segreta non la sapete tenere, non la tenete, parla, adesso voglio sentire, parla. Ma perché, compà, parla, ma perché tu non sei venuto per dirmi la stessa cosa? No, io no. È la cosa grave. No, per regola, tu, io sono un uomo serio e da me non avessi saputo proprio il resto di niente. Ah. Ma io potevo mai immaginare che questo ti veniva a dire che tua moglie si è messa a fare l'amore con Don Riccardo il napoletano. Mannaggia, capa tua, ce l'hai detto. Sei contenta? Ma che hai parlato? Quante mani? Di cosa stai dicendo? Come sto dicendo? Io faccio rivoltare il paese, sa? Hai visto che ti dicevi che facevo succedere un guai, è inutile, tre ceci in bocca, non li sapete tenere. Ma che ha parlato? Dimmi una cosa, compagno. Che cosa? Ma l'hai vista proprio tu? Adesso devi parlare, ma hai parlato, sai, devi parlare, tu hai fatto il pasticcio, non ti puoi tirare indietro. Ma io non vado indietro, l'ho visto con questi miei occhi e l'ha visto pure tua moglie. L'ha detto poco fa davanti a tre persone. Compare, che si deve fare adesso? Che? Compare. Che si fa? Dimmi una cosa, compa, io devo sapere la verità. Giusto. Andiamo da tua moglie. È lei che mi deve dire la verità, che è una donna seria, voglio la prova, voglio sapere la verità dal fatto. Dopo, compa, so io quello che devo fare. Insomma, compa, vuoi farlo andare in galera? Due fucilate, compa, come Franquello, come allotalo, compa. Due fucilate in fronte, compa. L'ammazza tutte e due. Hai visto cosa hai fatto succedere per colpa tua? Ma che ha parlato? Quello che ha fatto qua? Tu, papi, mia moglie, tamangio, siamo da mangiare la casa. Ma tamangio. Ma moglie, ma la testa, ma la testa, compa, compa, Donna Margherita, buongiorno. Ho portato le lenzuola lavate. Buongiorno. Metti qua. Ma che è stato? Tu piangi sempre. E che già fa? Non me ne fidi più. Ha già capitato un marito birbante, mazzata mattina e mazzata sera. Ieri sera, siccome stava ubriaca, si dovette scordare. Oggi mi ha dato che le stamattina e che le dà ieri sera. Con dolore, tengo le spalle che mi fanno male. Così fino a domattina stai tranquilla. Donna Margherita, non mi fidi più ai gambà. Quello mi sta distruggendo a me, povera disgraziata. Oh, abbi pazienza, Raffaele, oggi non ho voglia di sentire niente. Ti sei stancata di tuo marito? Assai. E lascialo. Lascialo! Che aspetti? Lo lascio, beh. Avete ragione. E quello mi fa stare tranquillo. Basti me ne vado. A biancheria è pronta. A biancheria è pronta? Non so niente. Mi volete dare sti soldi? Ci sta pure una notticina della settimana scorsa. Torna domani, mio marito non ci sta. Va tanto a votare a Napoli e non va nemmeno sotto tram. Chi? Mio marito? No, per amore di Dio, marito mio. Ma che la Madonna me l'ha da fare la grazia. Me l'ha da fare la grazia la Madonna perché non me ne fidi più. Arrivederci, donna Margherita, buona giornata. Io sono proprio una sfortunata. Ma che c'è campo a fare con un marito è così? Non me ne fidi più, non me ne fidi. Thank you.
signora Margherita. E che ne? Non mi volete nemmeno salutare. E va bene, va bene. Permettete? Io non mi piglio collera. Anzi, raddoppio la devozione che ho per voi. E per mio marito? No, no. Io vostro marito non lo posso vedere. Mi è antipatico. E se lo potessi uccidere lo farei con tutto il cuore. È la ricompensa perché vi ha salvato. No, no. E questo nemmeno esatto. Perché se io non lo minacciavo con la rivoltella, mi avrebbe consegnato direttamente nelle mani della polizia. E poi, voi lo sapete perché non lo posso vedere. Io non so niente. Sono stato a Napoli 2 giorni e sono passati 2 secoli. Mi avete pensato? E a voi? E perché? Cosa siete voi per me? Io sono sposato, ve l'ho detto un sacco di volte. Lo vedete, lo vedete? E si capisce poi che a vostro marito non lo posso vedere. Siete voi che me lo fate diventare antipatico. Margherita. Donna Margherita. Sono stata a Napoli 2 giorni e ho sofferto veramente. Tutte le donne che incontravo per la strada mi facevano rabbia. Ma come dicevo? Voi siete tutte più belle di Donna Margherita. Vestiti eleganti. Tutti i divertimenti per voi. E Donna Margherita chiusa in un paese infelice. È possibile. È possibile che deve rimanere là per tutta la sua vita. Qua dovete stare. Per tutta la vita. Donna Margherita. Tutta la vita. E ci sto con piacere. Qua mi sono sposato e qua devo stare. Ci dovete stare. Ci dovete stare. Ma ci volete stare? Elegante, senza queste stoffe pesanti, di mettervi un po' di velo blu sugli occhi, una calza di seta. Ve lo portate da Napoli delle calze di seta. Vogliamo vedere come vi stanno. Li metto io. Ma siete pazzo? Voi state esagerando, eh? Avete ragione. Non mi dovevo permettere. Però voglio vedere come state con un po' di rossetto sopra l'occhio. Il rossetto? Io ve lo dissi che ve l'avrei portato da Napoli, no? Vogliamo vedere? Eh?
poco poco, Poco poco. Sento la bocca che sente, che sente. Andatevene. State qua, io devo mettere a posto una situazione qua. Parlo prima io. No, parlo prima io. Ma tu sei un marito, sei una mazza di scopa. Io? Sì, tu. Questo signore se ne deve andare da casa nostra. Perché sennò la gente parla e può pensare quello che non è. Capito? Vabbè, ma magari, ma come tu, proprio tu vuoi che Don Riccardo non venisse più qua? Sì, signore, non ci deve mettere più piede qua dentro. Se no va a finire che tu sei trattato per un marito contento. E io per una cattiva moglie. No. Io ti voglio bene, perché sei mio marito. E ti devo rispettare. Ma tu non vuoi credere il piacere che mi dai dicendo questo? E mi sento anche mortificato. Sono mortificato, sono stato scemo. Perché io ho creduto quello che ha detto la gente ignorante di questo paese, che già cominciavano a parlare, gente maligna. Ma tu proprio tu vuoi che Don Riccardo non viene più qua? Sì. Ho capito. Hai ragione, Margherita. Hai ragione. Aspetta. Don Riccardo, scusate, per tutte le buone ragioni che ha detto mia moglie, voi qua non ci dovete venire più. Mi dispiace a dirvi questo perché io vi stimo e ho simpatia per voi perché... Certamente vi ha aiutato quella sera, voi sentite riconoscenza, ma il paese è piccolo, la gente è ignorante, capito? E parla, e io devo stare attento all'onore della famiglia, la gente è poca, qua ci controlliamo tutto quanto l'uno con l'altro, non è come una grande città, capisci, che si capiscono queste amicizie, come dite voi che venite spesso. Non pote essere, ecco, qua si deve fare la cosa come si deve. Non è che non ci dobbiamo vedere più perché mi dispiace pure. Io vengo a Napoli, ci vediamo a Napoli, io a mia moglie la porto a Napoli e ci vediamo qua, ma qua in paese se deve finire questa storia. Ma vi pare, ma non può essere perché ho deciso di partire per Milano dove tengo degli affari importanti. Sì, e così la gente non parlerà più, voi non sospetterete più e donna Margherita sarà contenta. Da una parte mi dispiace, ma... Se sono andata a Milano è meglio così, si taglia proprio questa diceria e non se ne parla più. E così sia. E adesso mi vado a preparare un po' di roba e se permettete prima di partire vi vengo a salutare. È un vostro dovere, un nostro diritto. Ma... Voi non avete capito quello che io sentivo per voi. Ma vi perdono perché tutti si possono sbagliare. No, mi fate piangere pure a me, io la vedo, mi passano le lacrime dentro agli occhi, ma non è per colpa mia, è la gente che è cattiva e maligna, ecco, lo dovete capire. Voi siete l'unico affetto mio. Voi pure. E ricordatevi che uno solo vive per voi, io. Grazie, Don Riccardo, grazie. Scusate. E vi stimo anch'io. Sì, troppo vi ho stimato. Sì. Troppo vi ho voluto bene. Io pure, grazie Don Riccardo. Ma adesso è finita. No. Me ne vado e non ne parliamo più. Non dovete dire questo perché... Me ne vado. Non... E ci vediamo. E lo vado a Mirza. State sempre a Mirza. Non vi dovete arrabbiare. Non è colpa mia, Don Riccardo. È la gente che è maligna. Non mi dovete lasciare così. Don Riccardo, perché è un'amarezza questa qua. Ma dovete dire una parola, dovete capire. Cioè, la condizione mia è come mi trovo a Milano. Don Riccardo.
Non mi avevo voluto sentire, come stavo arrabbiato. Se ne è andato nervoso. E ha ragione, perché? Dice, ma come tu stai a sentire quello che dice la gente, ma come il rispetto alla amicizia, ma non sa che la gente è ignorante qua dentro, in questo paese, gente da start, ignorante. Ha detto, è meglio che avevano andato, se no me la rifaccio con voi. Come stava arrabbiata? Che ci vuoi fare, Margherita? Abbiamo perduto una bella amicizia. Adesso, vede, io ho capito che fratello lui non c'è niente, se no non era tu stessa che dicevi, Don Riccardo qua non deve mettere più piede. Ma che facevate l'altra sera dentro alla masseria? Tu e Don Riccardo con la mano in mano. Io sono una donna onesta. E non ti rispondo per dignità. Hai capito? Se n'è andato. E ringrazia il cielo. Magari. Margherita, cosa succede? Margherita! Margherita! Quanto sei sconciato! Questo sta malato, questo. Ma cosa è successo, Margherita? La devo portare dal medico a Napoli. La devo portare a solo, compare. Scusi, compare, ma sai dire che cos'è questa? Che cosa? Questa? Dove l'hai trovata? Ti ho domandato se mi sai dire che cos'è. E non lo dire, è un colpo di revolver. No, sarebbe una rivoltella troppo grande, da fucile magari, ma... Ma dove l'hai trovata? Troppo raffinata, non è... Dove l'hai trovata? Dentro casa. Con tua moglie ci hai parlato? Sì, ma tu ti sei sbagliato. Adesso sono sbagliato tutto quanto. Siete maligni, ignoranti, testa da mulo. Non sbaglio. Che paese ignorante. Io sono venuto per mettere la cosa a posto. C'era pure Don Riccardo. C'era Don Riccardo? A questo posto. Mia moglie mi ha detto, dice, questo qua non ci deve venire, non deve mettere più piedi in casa, sennò la gente parla. Tu sei trattato per un marito contento, io per una donna cattiva. Io ti rispetto perché ti voglio bene, perché tu sei mio marito. Ha detto. Tanto è vero che adesso Don Riccardo se ne parte, se ne va a Milano. Beh, lo dici tu, ma io poco ci credo. Ma ci devo credere. E allora mi devi dire che facevi dentro alla masseria tutte e due con le mani in mano. Questo non me l'ha voluto dire, sennò ci perde di dignità. Quando sei ciuccio. Quando sei ciuccia! E allora mi devi dire questo che cos'è, come si trova in casa tua? Che non ti posso dire? Se vuoi devo dire per un 3-7, sì. Aspetta, che 3-7, gennaio, vieni qua, metti qua. Dammi a me, vici. Aspetta. Dammi a me. Dammi, famo. Dobbiamo mettere in piazza la cosa. Siamo tutti e tre in fra di noi. Gennaio, vieni qua. Lascia. Ma sai dire questo che cos'è? Questo? Sì. È lo cisco dello tram. Ma no, che cisco, no, dovrebbe essere fugato, furato. Dovrebbe essere furato, giustamente, come dice le compagne. Ci sono delle lettere su. Ci sono? C'è scritto proprio il nome. E anche un numero. Pure? C'è una R con un O. Rouge. E chi è? Chi la conosce, compagno? Come si... Zitto con questa voce scassata che manda a ridere. Antipatica. Rivolto il paese. Stai zitto. Scostumato. Vieni qua, dammi a me. Guarda, io penso che si deve aprire perché c'è una spaccatella vicino. Si apre? Penso di sì, guarda. Guarda come scendo, guarda.
Con questo ordegno di guerra che si trovano, compagno. Che sono residuate, messe sotto terra, da poi vengono a luce. Potete dare. Prete. No, rispetto a te, mi pare, no? Prete, che sono? Che ci veramente fate? Qua siamo uomini, vi battete a paura. Da me, no. Paura di che? Da me. Prete. Andiamo che ci fai figliare. Tu, papà, che ci vuole tanto, casa? Sangue della morte! Adesso che mi ricordi che un appuntamento urgente, che torno subito. Posso buttare l'acido, ma faccio squagliare lo sangue da cuore, ma faccio squagliare. Disgraziato! Ma guarda che modo, va. Quello ci ha avuto paura, perciò se ne è andato, capisci? Non gli dare retta, apri. Mettilo tu davanti. Ma che me devo mettere davanti, per non capisci? Non mi dispiace per la casa, sai, che questa è una proprietà. Certo. Per aria, facciamo per aria. Aspetta. Bar, rossist che... Fai piano, fai piano. Compare. Guarda, esce un coso rosso, guarda. Fai vedere. Compare, come Pulcinello, guarda. Guarda. Diabolica. Esce come Pulcinello. Ma questo odore di confetto, confetto di sposo proprio, fai via. Sembra un battesimo. Ma guarda un po'. Guarda un po'. Assaggi con me. Ma compa, che sei pazzi, io la vita la tengo cara, fai assaggiare a questo. No, no, aspetta. Una cosa di questo lo tenevo pure mia moglie. Tua moglie? È sì, veleno. Sì. È veleno, compa, ti vogliono studare. Avevo la moglie. Hanno fatto il complotto. Complotto. È valido. Sì, chiaro. Convenne. Ma io non mi ingannerò, sai. Aspetta, però adesso sai che dobbiamo fare? Dobbiamo andare da Leopoldo il farmacista. Lui ci deve dire che velena è, che razza da velena. Lo facciamo esaminare. Io questo te volevo dire, di farla analizzare. Ma accorto, sì. Andiamo. Accorto che è pericoloso. Andiamo alla piazzetta. Sì. Qua dietro c'è il ruscello, ce l'abbiamo le mani. Sì, non l'hanno toccato. Non lo toccate dalla bocca. È pericoloso, sì. No, c'è il nuovo facendo le mani. Voi siete tornati un'altra volta. Quando partite? Quando partite? Avete perso la lingua. Ce l'ho con voi. Quando partite? Aspetti il treno di lusso. Anzi, me ne voglio andare in aeroplano. Basta che partite. Ma sapete che sto pensando? Sto pensando che quando me ne sarò andato voi resterete molto male. Eppure io mi ero abituato a venirvi a trovare, a parlare con voi così, senza soggezione. Che fa? Voi mica andate a Napoli. Avete scelto Milano. Là chissà quante distrazioni. Ce ne staranno tante di donne là. Eh già, perché io parto. Ma siete proprio sicuri che io parto? Perché? Oh, Madonna mia. Dite la verità, avete cambiato pensiero? Donna Margherita, parliamo chiaro. Ma voi a me per chi mi avete preso? Ma che sono fatto, una creatura? Gli viene il capricetto, poi vede che non è cosa. Si spaventa del marito e se ne va. No, no, donna Margherita, avete sbagliato. Io sono un uomo. Sono l'uomo che quando arriva a dire ad una donna ti voglio bene, non la lascia più. Donna Margherita, io vi voglio bene. Eppure voi mi volete bene. No. Voi siete pazzo. E vi prego di lasciarmi stare. Non tormentate più. Vi prego, andate. No, io non me ne vado. Qua resto. E chi me lo può impedire? Io sono padrone di fare quello che mi pare e piace. Di qua non mi muovo. Per vostro marito. E che mi interessa di lui?
lui. Noi siamo due uomini che vogliamo bene alle stesse donne, però voi volete bene a me. No, sì, no, sì, no, volete no. bene a me, sì. E perciò, come lui tiene il diritto di dire a me andatevene, io pure tengo il diritto di dirlo a lui. Ma lo aspetto e ci parlo. Ma voi siete pazzo! Ma voi volete rovinare la casa mia! Questo non può, non deve succedere! Andatevene! Perché non volete partire più? Madonna mia, aiutatemi voi! Se vi avessi fatto sperare qualche cosa, allora va bene! Ma io non vi ho mai guardato in faccia! Ve ne dovete andare, sennò mi metto a urlare come una pazza! Io sono una donna onesta che mai darebbe un dolore al suo marito! Vincenzo mi adora a me! E sarebbe una cattiveria se lo tradissi! Ve lo dico un'altra volta! Sono una donna onesta che vuole bene al suo marito! Ma voi, ma che razza d'uomo siete? Prima avete dato la parola che partivate, poi non partite più! Io rispetto mio marito perché, se non lo sapete, è un uomo che si fa rispettare! Sì, e se gli dico quello che mi avete detto voi, gli uccide! Perché è un uomo di coraggio! E lo fa! Io voglio bene a lui! Andatevi! Andatevi! Ve ne dovete andare! Ve ne dovete andare! Te ne devi andare!